Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Design. Siamo Alessia e Simone. E oggi andremo alla scoperta di uno dei personaggi più interessanti e amati del web. Addirittura abbiamo con noi Virginia Di Giorgio, che è appunto la creatrice di Virgola. Benvenuta. Ciao, grazie. Ciao Virginia. Grazie mille, ciao. La tua pupetta, perché così appunto l'hai denominata, la pupetta Virgola, è nata nel 2013, vero? Sì, dicembre 2013. Dicembre 2013. Com'è nata, ci incuriosiva, questa la nascita di Virgola? Beh, allora Virgola è nata veramente per caso, nel senso che io volevo lasciare un bigliettino al mio fidanzato, dovevo uscire, dovevo andare a Lucca, allora io ho fatto un disegnino al volo, perché vabbè, io ho sempre disegnato. Il mio ragazzo ha visto questo disegnino e ha pensato che carino, dovresti continuare a fare disegni di questo tipo. Quindi lì per lì mi sono un po' quasi innervosita, perché ho detto ma come faccio disegni molto diversi, che per me erano molto più belli, e ti piace una cosa così semplice, così stilizzata. E poi in realtà è piaciuta anche a me, mi divertiva farlo e quindi è nata così. E invece per quanto riguarda il nome Virgola, da dove nasce? Ah, Virgola, mio papà mi chiamava Virgola quando ero piccolina, e allora nasce da un nickname, perché mi ero chiamata Virgola così su Instagram per registrarmi, il ricordo appunto di questo nomignolo di papà, e quindi poi è rimasto Virgola e ha dato il nome alla pupetta. C'è molto romanticismo quindi dietro le storie di Virgola e di Virginia anche, devo dire, a partire appunto dal tuo nomignolo alla nascita proprio di Virgola. È bellissimo come a volte per caso poi si prenda una strada e diventi un vero successo. Ma il tuo processo creativo da dove nasce? Quali sono le tecniche che utilizzi per Virgola? Allora, come tecniche io utilizzo sia il digitale che matita e carta. Per quanto, quindi, diciamo, ha spazio in base a come mi diverte di più quel giorno. Invece, per quanto riguarda proprio come nasce il processo creativo, è una cosa molto istintiva e cambia un po' in base alla sensibilità quasi o del tema o del giorno. Cioè può nascere dalla voglia di portare fuori un'emozione, che ne so, ascoltando una canzone, guardando qualcosa, e allora voglio trasmettere quella mia emozione su carta e cerco il modo, oppure banalmente vedo un oggetto, mi piace, ci gioco e ci vedo qualcosa di differente. Insomma, è una cosa molto, cioè, cambia in base al quotidiano, ecco, non c'è una regola. In base all'ispirazione del momento, ti lasci ispirare. Esatto, quindi. Sì, bene. Sì. E invece per quanto riguarda l'ispirazione, sia per lo stile che per i soggetti che utilizzi, c'è qualche artista o qualcuno in particolare a cui ti ispiri, o una situazione a cui ti ispiri? Allora, in realtà sì, però è diverso da quello. Cioè, io non mi ispiro tanto a qualcosa di figurativo, perché cerco comunque di mantenere una mia personalità ben solida. Mi ispira moltissimo la musica, in particolare ascolto tanto De André, perché è molto profondo, però camuffato da discorsi leggeri. Cioè, quando uno legge un testo sembra che sia veramente facile da capire, in realtà no, l'ha scavato molto nel profondo, allora ascoltandolo tanto mi tira fuori tanto. E quindi quasi si rispecchia l'estetica dei tuoi disegni, in quanto sono molto semplici dal punto di vista grafico, ma magari nascondono un grande significato in profondità. Molti disegni nascondono un significato un pochino più profondo, certo non tutti, però ecco, a quelli io attribuisco un valore diverso, quindi sì, mi piace fare questo, però ovviamente un paragone un po' non regge, però diciamo per me sì, questa è l'ispirazione che muove un po' tutto. Allora, abbiamo visto che Virgola non è presente solo sul web, ma è diventato un libro, è presente un po' dappertutto, perché ha colpito proprio il cuore e l'immaginario di chi ti segue e anche appunto di tutti i romantici che come te amano sognare. Ma secondo te qual è il motivo di tanto successo? Qual è il motivo del successo di Virgola? Difficile. È difficile. No, secondo me il fatto è che proprio è molto leggero e molto facile da intuire, quindi è abbastanza universale. Cioè, chi ci vuole leggere solamente un disegno veloce al volo lo può fare, chi in un disegno un pochino più strutturato, quindi magari associato a una didascalia, ha voglia di leggere, di approfondire, magari fa anche altro, quindi avendo forse soprattutto alcuni disegni, non tutti, più piani di lettura, può coinvolgere più persone differenti.
questo è un po' l'idea che mi sono fatta io. Quello è certo, perché poi uno qualche volta ci pensa pure, dice qual è il segreto del mio successo, qual è il segreto del successo. L'importante è saper arrivare, penso che tu arrivi molto e arrivi molto bene, quindi ecco, complimenti anche per l'intuizione e per il bigliettino fatto al tuo fidanzato, perché vedi, da una cosa così poi nasce una carriera. Sì, grazie. Come diceva appunto Alessia, abbiamo potuto vedere che hai avuto molto successo anche sui social, racimolando, diciamo, molti fan. Mm-hmm. E ti volevamo chiedere, questi fan hanno mai fatto qualcosa di molto emozionante, eclatante nei tuoi confronti, che ti ha fatto veramente stupore e piacere allo stesso tempo? Più di 250 persone in tutto il mondo ha un mio tatuaggio. C'è una ragazza in Sardegna, credo ne abbia 9 o 10 di virgole tatuate addosso. C'è un po' di sulla pelle di tutti, insomma. Ma no, questo sicuramente è la cosa più emozionante, perché un conto è mettere un like su Instagram, un conto è poi stamparselo sulla pelle, vuol dire che quel disegno è diventato tuo, quindi non è più mio quel disegno lì, e quindi non lo so, è una sensazione molto, molto strana. È bello perché appunto virgola è un po' di tutti, inizia a essere di tutti, esce dalla tua mente per entrare, cioè per andare sul corpo di altre persone. Ma il progetto più entusiasmante a cui hai partecipato proprio grazie a virgola? Ma sono stati tanti e sono stati diversi, forse il progetto più entusiasmante. Sono stata in Montenegro, non avevo mai visto il Montenegro e non pensavo di andare nell'immediato in Montenegro, sono stata in Montenegro grazie a virgola insieme a Samsung Italia, quindi ho visitato per fare un video, poi vabbè ho visitato quel posto che insomma per me è stata una cosa un pochino differente dal solito. Invece come progetto personale, quindi non sponsorizzato, sicuramente è stato il percorso che mi ha portato alla mia linea di cartoleria. Quello lì è stata la cosa più entusiasmante perché mi ha messo proprio tanto alla prova. Molto interessante. E invece nella tua larga collezione di opere e disegni, ce n'è qualcuno in particolare a cui sei più legata, più orgogliosa, dietro a cui c'è una storia più profonda, più vasta rispetto agli altri? Ma io credo che dentro tutti i disegni ci sia un pezzetto di me, di quello che sono, non so, le mie aspirazioni, i miei ricordi. Ce ne sono tanti disegni a cui do un bel valore. Sicuramente forse quello a cui sono più legata è quello della copertina del mio libro, ecco. Perché l'ho fatto ascoltando una canzone che poi è Bohemian Rhapsody. Quindi l'ultima sua frase mi ha ispirato poi quel disegno e poi ha fatto nascere una serie di cose a catena, fra cui il libro, ma non solo, la collezione di gioielli, insomma quel disegno ce l'ho sempre con me, tra l'altro l'originale è incorniciato in camera, forse quello. Che meraviglia! Sempre presente. E invece quali sono un po' i tuoi progetti per il futuro, cosa hai in mente di fare, cosa ti piacerebbe fare e soprattutto se virgola è in questi progetti? Sì, virgola c'è. Io, allora, i miei progetti per il futuro sono quelli del presente, perché alla fine dell'anno scorso io ho avuto, estate dell'anno scorso io ho avuto una mezza crisi di identità, nel senso avevo sempre lavorato per gli altri e non avevo mai fatto qualcosa di mio. Questa cosa mi stava destabilizzando, quindi ho scelto di seguire una via indipendente che poi è quella che mi ha portato appunto al progetto della cartoleria, perché mi vede art director di tutto, quindi occhio unico e soprattutto in prima linea piccola imprenditrice. Quindi quello che io vedo nel futuro è sicuramente un'amplificazione di quanto sto costruendo e quanto sto tracciando oggi. È una vera imprenditrice di te stessa, ecco, a 360 gradi. Io prima di salutarti, Virginia, volevo raccontare un aneddoto, perché io e te in realtà ci conosciamo già. Non so se tu ricordi, sì, perché appunto a Milano nel 2016 ho partecipato al Glamour Beauty Show e c'eri proprio tu da Lancôme, e quindi io ho un tuo disegno, anch'io ho una mia virgola personalizzata, adesso prego il valletto di far vedere appunto il disegno. Oh, ecco, il valletto è sparito, quindi ci aiuta Simone, grazie Simone. Tutto pare io. Quindi anch'io ho il mio personalissimo disegno di virgola, è stupendo, sono io e mio fratello a Milano.
Milano, quindi un'esperienza che ricordo non solo tramite le foto, ma soprattutto grazie al tuo disegno che tengo vicino, appunto, proprio in camera, incorniciato, e oggi per l'occasione qui con noi a Radio Design. È bellissimo che ce l'hai ancora. Ma io lo terrò sempre, perché secondo me, a parte che è bellissimo perché ci ha disegnato benissimo come al solito, ma poi bene. Sì, guarda, io lo adoro, quindi lo terrò per sempre. Ti ringrazio davvero, perché anch'io ho una piccola virgola tutta per me. Bene, Virginia, prima di salutarti volevo chiederti appunto dove possiamo trovare Virgola, quindi dove possiamo seguirti, dove possiamo guardare il tuo lavoro, e ecco, dacci tu qualche riferimento. Quello che curo di più, sia a livello di lavoro che anche personale, perché ci inserisco tanto della mia vita, è Instagram. E mi trovate come virgola, trattino basso, virgola underscore, e lì inserisco nella parte appunto del feed tutti i miei disegni e poi nelle stories tutta la mia vita. Quindi sembra una cosa un pochino bipolare, però in realtà ha tutto un senso. Beh. Benissimo, allora continueremo a seguirti su Instagram e sul web, attraverso i tatuaggi della gente, ovunque, in mezzo a tutte queste virgole che appunto tu lanci nel mondo. Esatto. Grazie Virginia di essere stata con noi, e noi grazie, ti salutiamo. A voi. Grazie Simone. Grazie a Virginia, grazie ad Alessia. Perfetto, allora noi ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Design.